vince 3-2 il Torino contro il Verona e vola momentaneamente in solitaria in vetta alla classifica di Serie A. Granata che la sbloccano con Sanabria e la chiudono con Zapata e Che Adams. Inutili le reti scaligere di Castanos e Mosquera. Verona-Torino, le ufficiali. Verona, 3-4-2-1, Montipò, Magnani, Coppola, Davidovic, Tchatchua, Belayain, Dani Silva, Lasoic, Castanos, Zar, Tenstedt, allenatore, Zanetti. Torino, 3-5-2, Milinkovic-Savic, Wojcik, Maripan, Masina, Lazzaro, Ricci, Tammez, Ilic, Sosa, Sanabria, Duvan Zapata. Allenatore, Vanoli. La partita. Gara che si sblocca già all'undicesimo. Giocata in verticale di Masina, tacco di Zapata con una leggera deviazione di Magnani e via libera per Sanabria, che sfugge a Coppola e non sbaglia a tu per tu con Montipò. 3 minuti e il Verona pareggia. Lasovic da corner serve fuori area Castanos, che lascia partire un bolide finito sotto l'incrocio. Una deviazione di testa di Maripan mette fuori causa Milinkovic-Savic. Al 20 la svolta della gara. Davidovic viene espulso e causa rigore per il Toro. Sugli sviluppi del corner, il difensore si fa cacciare per una sbracciata e i danni di Sanabria che porta al rosso diretto e al tiro dagli 11 metri in favore dei Granata. Dal dischetto lo stesso Sanabria sbaglia calciando sul palo. Sulla respinta l'attaccante segna ma la rete viene giustamente annullata. Il Toro non molla e al 34 raddoppia. Lazzaro si propone sulla destra, evita Frese e mette in mezzo per Zapata che vince il duello aereo con Magnani e di testa infila Montipò. A 10 dal termine e poi c'è Adams a chiuderla. Passaggio rischioso di Coppola per Magnani, che si fa rubare palla da Adams abile poi a trafiggere Montipò. Al 94 Mosquera segna ma non basta. Belayan recupera su Masina e serve l'attaccante che segna ma finisce 2-3. Vince il Toro ora primo in classifica.